Grazie, grazie a tutti. Ed eccoci qua in questa finalissima, la 19esima, la prima finale di febbraio di questo mese di sesto che speriamo non ecciti troppo la luna nera. E devo dire invece che a proposito di luna e di quella luna buona e della luna positiva, abbiamo un montepremi che è salito a livelli vertiginosi, 65.590.000. E devo dire che la luna e anche la signora della luna hanno un aspetto speciale. Buonasera, buonasera. Signor Fritti. Buonasera, signor Fritti. Sarà particolarmente eccitata all'idea che qualcuno possa vincere questo montepremi. Speriamo. Ah, oh, benissimo, è il migliore augurio per i nostri concorrenti. Grazie alla signora della luna che rivedremo tra poco per il primo gioco di questa sera. Concorrenti che stanno per arrivare, e voglio proprio, ci vediamo dopo, scusate, ma sono talmente preso da questo montepremi. Sono proprio curioso di vedere se anche questa sera sarà presente il tradizionale fair play tra i concorrenti. Con questa cifra in palio sarà difficile, ma lo scopriremo subito. Che entrino le squadre. Questa settimana di Luna Park. Buonasera e benvenuti, anzi bentornati, visto che siete stati protagonisti di bellissime serate qui a Luna Park durante questa settimana. E cominciamo subito a presentare, a ricordare i nostri concorrenti finalisti di questa sera, che sono emozionati, eh? Quella luna lì fa un po' gola, diciamo la verità. Allora, scusi, mi può tenere un attimo la scatola per cortesia? Sì. Ecco, allora, abbiamo per la luna rossa Veronica Tinorio e Paolo Tinorio. Da Vittoria, provincia di Ragusa, lì sono nati, sono cresciuti, adesso lei vive a Catania, vero? Sì, da circa un anno. Dove studia economia e commercio, mentre Paolo vive a Palermo, dove studia architettura, vero? Oh, lo abbiamo già saputo da Pippo Baudo, insieme a lui, che siete fratelli e con un rapporto particolare, perché essendo non lontanissimi ma lontani, avete il piacere, no, di rivederci. Di rivedervi, di avere... Sì. Prego, Paolo. No, di rivederci spesso e volentieri. No, pensavo avesse dei dubbi lei su questo. No, vabbè. Assolutamente. Oh, ricordiamo che lei, che Veronica, ha la passione per le scatole. Sì, ma no, questa le piace? Bellissima. Non la posso lasciare, poi dopo scoprirà perché è un piccolo segreto, poi dopo vedrà. Di ogni tipo e genere, vero? Sì, l'importante è che sia particolare. Ecco, da lunedì ha trovato qualche scatola particolare che possa portare? No, qualcosina in giro, però. Qualcosina? Sì, ho trovato. E poi se la porta a casa? Sì, certo, da Roma. In bocca al lupo perché trovi delle belle scatole, mentre lui avrà trovato qualche nuovo manifesto cinematografico, visto che è appassionato. No, No, io l'ho visto, però non potevo prenderlo. Perché era attaccato alla... Sì, era attaccato in qualche... alla parete. Sì, qual era? No, ero di... Notte di Cabiria, comunque. Ho capito. Ecco, appassionato di Cira. Non lo potevo staccare. Va bene. In bocca al lupo per questa vostra sfida. Voi avete già vinto 7.400.000, sì. 3.700.000 per voi, 3.700.000 sono finiti nella luna e hanno giocato 5 carte con la zingara. Siete stati veramente bravi. Per riuscire ad arrivare in finale hanno dovuto rischiare il tutto per tutto e ce l'avete fatta. In bocca al lupo. Scusi, mi riprendo il pacco. Scusi. E adesso vi presento la squadra della luna azzurra, composta da Samuela Bartolini e Mirko Gualandi. L'applauso è per loro adesso. Scusi Samuela, può tenermi la scatola? Grazie. Allora, loro sono stati presenti i protagonisti della puntata di Rosanna Lambertucci. Sì. Hanno vinto 3 milioni per loro, sì, e 3 milioni per la luna, quindi 6 milioni in tutto. Sì. Un ottimo montepremi, siete stati contenti? Sì. Eh? Sì, moltissimo. Oh, ma la cosa che invece non abbiamo scoperto e ci piace invece mettere in rilievo è che voi siete fidanzati. Sì. Ma pensate che loro si sono conosciuti a scuola alle elementari, sì, è vero? Sì. Si sono persi di vista. Poi un giorno in discoteca stavano facendo così, hanno guardato, hanno detto... Ma guarda chi c'è! Perché siete di Bologna, vero? Sì. Ha detto, ma guarda ben chi c'è là! Ma c'è il Mirko! Hai visto? E sta la Samuela! Ma cosa hai fatto da allora? E com'è nato poi? È incredibile questa storia. È nato da lì e poi da 7 anni che dura. Da 7 anni che dura? Sì. E non avete mai pensato, poteva nascere prima questa amore, potevamo già essere insieme dal banco? No, perché no. La prima volta che ci siamo rivisti dopo l'elementare è stato appunto quel giorno lì.
Sebbene abitiamo anche vicini di casa, ma non ci siamo mai incontrati. Beh, comunque è bellissima questa storia. Ecco, ricordiamo che lei ha molti hobby, il fai da te, i dolci, l'acqua gym. Sì, beh, è un corso, un corso normale. Mentre lui gioca a basket, vorrebbe fare il professionista, alto anche 1,90. 1,90. 1,90. No, dico 1,90. E essendo a Bologna si dividerà il tipo tra la Virtus e la Pordenone. No, non divido. Non divide. Solo la Virtus. Solo la Virtus. Ah, beh, vabbè. Sono di parte. Io non posso dire in quanto arbitro della gara, ma comunque insomma avrà capito. Allora, a questo punto siamo pronti per cominciare e le devo chiedere se mi dà la scatola. Prego. Perché vado a chiedere dei buoni uffici per voi, va bene? Grazie. Alla zingara, vado alla zingara. Intanto voi preparatevi per il primo gioco. In bocca al lupo, In bocca al lupo, a più tardi. Ecco. Vediamo se riesco a trarre dei buoni auspici per i miei finalisti. Buonasera, signor Zingara, come sta? Buonasera, bene. Non ha sentito la mia mancanza? Un po'. Un po'? Beh, questo già è un buon inizio, diciamo. E chi ben comincia è a metà dell'opera. Ecco, io ho pensato a un dono per lei. Gliel'avevo promesso, la settimana scorsa me l'ero dimenticato. Ma come vede, sono, anche se con ritardo, di parola. Ecco, questo è per lei. Un pensiero carino, visto che questa settimana è andato anche bene, è stata più buona, più gentile, è uscita di meno la luna nera. Però la prego di non aprirlo. Lo apriamo alla fine insieme, va bene? Una sorpresina! Io la ringrazio assai, ma mi rincresce. Quando la luna deve uscire, esce. Minaccia col sorriso e uno non sa come rispondere a queste minacce. Anch'io adesso faccio così. No, meglio di no. Allora, Cloris, la metto da parte che poi dopo lo tiriamo fuori. E adesso invece cominciamo la gara con il gioco del castello. Ci vediamo dopo. A dopo. Ecco qua, l'applauso è per i nostri concorrenti, ma anche per la bellissima signora della Luna. Mai troppo enfatizzata la sua presenza qui il sabato. Grazie, grazie. Sono lusingata, grazie a lei. Oh, è una giornata speciale, sentiamo così, siamo tutti effervescenti per questo Montepremi. Vedremo chi riuscirà ad arrivare all'ultimo gioco, sarà una sfida bellissima e cominciamo con il gioco nel cercare di riconoscere gli oggetti nascosti dentro. Il particolare, prego, vuole aprire Marco? No, dentro la particolare custodia. Marco ci nasconde due oggetti che verranno identificati attraverso delle domande, naturalmente dopo aver sentito esprimersi in versi la signora della Luna. È pronta? Prego, via con il primo oggetto. Che cos'è questo oggetto qui si scopra? Mette qualunque cosa sotto sopra. Avete capito? No, Io ho cercato di far aprire il portiere a Marco, ma non ci sono riuscito. Lo facevo per voi. E allora, in bocca al lupo con le domande, via. Veronica e Paolo. È di uso domestico. È di uso domestico? Ma si può anche usare in casa. Non necessariamente, però. Prego. È di uso quotidiano? È di uso quotidiano. Si può usare anche quotidianamente, ma non è necessario. Si porta sempre dietro? Ma dipende dalla volontà. Io per esempio mi riprometto di portarmi sempre appresso questo oggetto, ma poi mi dimentico sovente di portarlo. Prego. È di piccole dimensioni? Beh, in linea di massima sì, però possono esistere anche oggetti di questo tipo un po' più grandi, diciamo. È pesante? Beh, generalmente no, diciamo. Ha un materiale particolare o può essere di diversi materiali? È una domanda che... Beh, può essere di diversi materiali, diciamo così. È qualcosa di personale o no? In linea di massima sì, diciamo che quando qualcuno possiede questo oggetto gli piace preferibilmente usarlo per sé, insomma, può anche prestarlo, ma insomma
Chi ce l'ha lo usa in prima persona. Ce l'abbiamo tutti? Penso di no, penso di no. Diciamo che molti ce l'hanno però. È finita? Allora, io stavo aspettando altre domande. Allora, ricordiamo che la nostra signora della Luna ha detto: che cos'è questo oggetto? Qui si scopre, mette qualunque cosa sotto sopra. Una buona indicazione. Ma ora sentite questa. È a buon mercato oppure di valore. Funziona a scatti e non è un contatore. Attenzione, vediamo se qualcuno si prenota. No. Via con la prima domanda. Si trova facilmente sul mercato? Sì. Luna azzurra. Adesso lo portiamo noi addosso? Mi pare proprio di no. Può avere diverse forme? Può avere diverse... Sì, sì. Luna azzurra? Può essere di materiali pregiati? Non ne ho mai viste, sinceramente. ha delle custodie? Sì, sì. Si prenota la luna rossa. Tentiamo, il telefonino cellulare? No, la risposta è sbagliata. Mi dispiace, non potete più rispondere né fare domande. Tocca a voi. È elettronico? Sì. Può essere elettronico? Dice, può essere elettronico. Può essere anche quindi meccanico? Sì. Basta, basta, purtroppo abbiamo esaurito le domande. Non volete rispondere e quindi ci affidiamo agli ultimi versi della signora della luna. Se di premio non vuoi restare privo, indovina e raggiungi l'obiettivo. Si prenota la luna azzurra. La macchina fotografica. La macchina fotografica? Vediamo, Marco. Ecco, si apre il forziere ed esce la macchina fotografica. Risposta esatta. Complimenti, complimenti. 500.000 lire per voi. In ogni parte delle spiegazioni della nostra signora della luna c'erano degli elementi determinanti. Che cos'è questo oggetto? Qui si scopre, mette qualunque cosa sotto sopra. L'immagine nella camera oscura, come sapete, è capovolta. Oppure è a buon mercato, oppure di valore, funziona a scatti e non è un contatore. Naturalmente si fa riferimento agli scatti della macchina fotografica. Se di premio non vuoi restare privo, indovina e raggiungi l'obiettivo. Ecco, quindi i riferimenti c'erano, ben nascosti, ma c'erano. Complimenti, adesso tocca alla Luna Rossa cercare di recuperare con il secondo oggetto. Siamo pronti per cominciare? Di nuovo la parola alla signora della Luna. Come oggetto non ha nulla di strano. Lo muovi con due dita della mano. Di poche parole, ma ha dato già un'idea ben precisa. Prego. Lo si usa spesso? Lo si usa spesso? Sì. Se c'è bisogno si usa spesso. È fatto di carta? È fatto di carta? No. Un oggetto metallico? Direi di... Beh, in qualche caso? In qualche caso sì. È di grandi dimensioni? No. No. Ha un colore? Ha un colore ben definito? Direi di no. In assoluto no. È meccanico? Cioè funziona o è... No, non è meccanico. Mi pare... Prego? È utile? Sì, 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 è utile, molto. Ce l'abbiamo tutti in casa? Ma io penso proprio di sì. In linea di massima penso che nelle case non manchi uno di questi oggetti. Allora, ricordo quello che ha detto prima la signora della Luna. Come oggetto non ha nulla di strano. Lo muovi con due dita della mano. Signora, prego i prossimi versi. Leggero, fabbricato con il legno, l'oggetto, dove arriva, lascia il segno. Si prenota la luna rossa. La matita. La matita. Vediamo. Io non riesco mai a... Tradisco l'emozione. Vediamo Marco che tira fuori la matita. Oh. Devo far vedere i freni, non riesco a inchiodare quando parte la risposta. Grazie Marco, che non perde mai il suo simpatico sorriso. E allora, 500.000 lire anche per la luna rossa e quindi si va in parità. E lo muovi con due dita della mano, diceva la signora della luna, era come dire, un'indicazione precisa, leggero, fabbricato con il legno, l'oggetto dove arriva lascia il segno. E sempre al servizio dell'ingegno umano si logora e consuma piano piano. Ma questo non ci siamo arrivati perché loro hanno saputo rispondere prima.
Noi ringraziamo la signora della Luna. Grazie a voi. Speriamo, non sappiamo cosa sperare, beh, per i nostri concorrenti, che lei torni, diciamo, più leggera la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci. E allora, vi aspetto qui per il gioco del bowling. Ma che abilità ogni volta! Complimenti, grazie! Cominciamo il nostro gioco con un sorteggio, perché siete in perfetta parità. Allora, la squadra che uscirà dal sorteggio vincente comincerà a giocare col bowling, va bene? Vediamo, attenzione, oppula! È perfetta, è la luna azzurra. Luna azzurra, quindi la luna rossa si accomoda, vi accomodate per un attimo, e invece rimanete con noi. Chi farà? Ecco, mettiamo, cambiamo le posizioni così siamo perfetti. È già andato Mirko per il tiro, e ne ha assicurato, e siamo pronti per il primo lancio. Forza Mirko, in bocca al lupo! Ah, che bel tiro! Ho temuto per la struttura. E arriva la nostra simpatica scienziata, buonasera. Eccola qua. Ecco, è andata dal parrucchiere a farsi fare la permanente con i numeri, è venuta benissimo. Guardi, lei non si distragga con le mie parole, guardi, perché sicuramente sbaglierà un calcolo anche oggi. Dia questa caccia all'errore e mi dica qual è il risultato sbagliato. Il risultato sbagliato è la moltiplicazione. La moltiplicazione? Perché non è 280 ma è 279. Beh, infatti 3 per 3 fa 9, 3 per 9 è 26. Beh, complimenti, eh! Arrivederci, scienziato! Si applichi! 200.000 per lei e per voi, luna azzurra, andate a 700.000. Oggi mi mangio le parole. Ecco. Allora, andiamo avanti con il prossimo tiro. Prego, Mirko! Mirko non si fa pregare! Ha tirato il corridore! Così, Mirko! Ma che cos'è? Lui, come vede, un manifesto. Si deve rifare. Vediamo. No! Arriva il forzuto, era un po' che non lo incontravo. Eccolo! Arriva! Ma come, anche di sabato mi fanno fare questi sforzi? Ah, è impossibile! Ecco, appoggia per terra questo scrigno, che è piccolo, sì, ma contiene un oggetto di peso tremendo. Questo oggetto, che lei vede da qua, la vede? Ah, talmente piccolo che non si vede. Come ha detto? Galleggiante. Ma che occhio che c'ha? C'ha la macchina fotografica nello sguardo. È un galleggiante da pesca. E allora, secondo lei, questo oggetto pesa più o meno di 9 grammi? Meno. Lei dice meno di 9 grammi? Ma, speriamo. Scusi, vada a controllare. Eccola, vediamo. Meno di 9 grammi. Ah, mi dispiace l'espressione, che stavolta è di stupore e rammarico, perché purtroppo pesa 13 grammi, 4 in più, e quindi ha sbagliato. Arrivederci, le tocca riportarlo via, dovrà fare anche questo sforzo. Mi dispiace per Samuela. Senta. Che in questo caso rimane senza vincita, cioè non mette da parte nient'altro, ma Mirko saprà senz'altro. E quale sagoma tiriamo su? Quella centrale, va bene? Sì. Va bene. Perfetto, è già stato fatto. E allora, Mirko saprà senz'altro procurarsi un'altra occasione per, attenzione, per vincere 200.000 lire. Bene, colpita la sagoma e arriva la pirata. Venga. Eccola qua, salve. È sempre sorridente, una delle pirate più simpatiche che ci siano mai viste. Allora, cominciamo con il gioco. La consonante T, lei sa che dovrà formare una parola con la lettera T, che inizi con la lettera T, che contenga la vocale I, e che si allunga, cara Samuela, 5 lettere. Tanti. Tanti? Non ha fatto neanche un grande sforzo, vero? Lei è poco stupita. Arrivederla, signora pirata. Arrivederla, arrivederci. Allora, lei lo fa con grande naturalezza, qualunque sforzo. Sono 400.000 lire, siamo a 900.000. Venga pure Mirko, ci raggiunga. Buona come partenza, no? Sì, è soddisfatto? Abbastanza. Beh, lei come tiro è stato perfetto, bisogna dire la verità, è la mano del cestista. Allora, accomodatevi, ci vediamo dopo, perché adesso tocca ai vostri avversari. Prego, accomodatevi. Ed ecco, arrivano Veronica e Paolo, prego, accomodatevi. Qui
Chi rimane? Ne è già andato Paolo. Io. Paolo. Ah, c'ha un codino fantastico Paolo. Bello, bello, complimenti, adesso lo faccio anch'io. Allora, pronti per il primo tiro? Ecco, attenzione. Tiro centrale. Perfetto! Con effetto, ha visto con effetto. Bravo Paolo, complimenti. Ah, che simpatica la nostra cannibala che prende a pugni la sua amica perché è felice. Ah, finito di mangiare. Un... Che fate? Addirittura a rannellate la prende. È un modo simpatico di scherzare. Guardi bene questi oggetti perché ha mangiato qualcuno di qualche personaggio insolito. Abbiamo un abito di leopardo con cravatta. Abbiamo visto poco fa una clava. Ed ora vediamo che cos'è questo. Una pergamena. Sì. Questo è un albero genealogico. Allora. Dovrebbe essere Fred Flintstone. Fred Flintstone, lei dice? Sì. Risposta esatta. Beh, non era facile. Pensa un po', si è mangiato l'antenato. Hai capito. Allora, 200.000 lire per la luna rossa che va a 700.000 lire. Si avvicina agli avversari. Prossimo tiro per Paolo. Eccolo. Sorridente, pronto. Piegamento, tiro. Sempre di... Oh, sempre di striscio. Ma sempre con me. Ma cos'è questa partita speciale? Occhio, quelle occhio. E arriva il nostro pittore. Buonasera, signor pittore. Allora, guardi bene questo dipinto. E qui, per la mia pronuncia, ci saranno dei grossi problemi. È un quadro di Auguste Dominique André. Perdonatemi i puristi della lingua francese. Il titolo è Odalisca e schiava del 1842. André è un maestro del neoclassicismo francese e diceva di porsi davanti alla natura come un fanciullo che non sa nulla. Oh, adesso la domanda culturale del nostro Luna Park. Ha guardato bene? Allora, la schiava porta delle calzature tipiche oppure è a piedi nudi? Non ha guardato bene. No, le calzature no. Sì, le tocca buttarsi. Calzatura tipica. Chissà André che cosa penserà. Vediamo. Piedi nudi. Vediamo. Ci sono delle calzature? Mi pare proprio di no. No. Ovvia. E non c'è la calzatura. Grazie, grazie. Non è che tutti i dettagli possono essere notati così alla prima occhiata. E arrivederci al suo pittore, non ci rimanga male. Non è un problema, non mettete da parte alcunché, però avete un altro tiro a disposizione. Prego Paolo. Un altro bel sorriso per Paolo e ultimo tiro a effetto. Questa volta colpisce nettamente la sagoma di sinistra e arriva un altro personaggio della nostra galleria, del nostro teatrino ed è la... E si tratta della nostra maestrina leggermente ciecata, la quale sta mettendo, diciamo, a posto, se possiamo proprio dire così, dei pezzi di puzzle che hanno... la possibilità di illustrarle un oggetto. Vede, i pezzi di puzzle sono messi in modo casuale, lei lo sa bene. Che oggetto potrà essere questo? Guardi. È praticamente quello che si schiaccia e manda l'aria. Quello che si schiaccia. Non lo so come si chiama. Provi. Quello che si schiaccia e manda l'aria. Quello per un manti. C'è. Vediamo un po'. C'è, è un manti. Risposta esatta. Comunque i nostri esperti avevano già dato per buona la sua risposta precedente perché aveva indicato che tipo di oggetto fosse. Sì. Sono 900.000 lire pari ed è interessante questa gara. Venite pure, venite qui. Perché insomma state proprio lì in equilibrio, nessuno se ne va, nessuno rimane indietro. Bello, sarà bellissima fino alla fine e proseguirà tra pochissimi istanti la nostra gara naturalmente. A tra poco. Bentornati a Luna Park. Vado al prossimo gioco? Sì.
Volevo farlo nella maniera meno evidente possibile. No, no, non merito. Va bene, eccoci qua. Grazie, bentornati, pronti al gioco musicale, col quale ci divertiamo sempre, ma qui è importante per la gara, perché i nostri concorrenti, l'una rossa e l'una azzurra, stanno disputandosi una gara importante. Sono in pareggio in questo momento, sono a 900.000 lire per ciascuna squadra e mirano al gioco conclusivo che a una delle due squadre potrebbe portare questa luna record di questa sera, di questa settimana, che è arrivata a oltre 65 milioni e credo, anzi sono sicuro che quest'anno è proprio il record delle vincite di Luna Park, vicinissimo al record dell'anno scorso. Se voi non ce la doveste fare questa sera, arriveremo al record nella settimana prossima, ma io questo non ve lo auguro, vi auguro il contrario, va bene? In bocca al lupo, cominciamo il gioco, è una frase, quella che dovrete ricostruire con le canzoni, molto particolare. Vedremo adesso, nel dettaglio, che abbiamo alcuni elementi. Abbiamo e da questo capirete che questa frase proviene da una regione italiana, perché o significa il o uno, e poi ci sono altri elementi. Insomma, avete capito insomma, che la frase è molto particolare. E infatti, l'argomento della frase misteriosa di questa sera è riflessioni di una napoletana verace. Quali saranno queste riflessioni? Lo scopriremo cominciando dal primo brano. Via! Stai lontana da stupore e a te volo con pensiero, niente voglio, niente spero da tenerti sempre fianco a me. Si prenota la luna rossa per la prima risposta. Come ho sordato un innamorato. Risposta esatta, bravo Paolo. Ho sordato un innamorato, cantato. Via, via. Il maestro non corre e correte voi, scusate. Dicendo il maestro identifico, il grande Luciano Pavarotti, che canta questo classico del 1915 e lo canta a modo suo, e cioè molto bene. Complimenti maestro anche per questa interpretazione che permette alla squadra della Luna Rossa di raggiungere 1 milione nel suo montepremi, quindi di passare in vantaggio, mentre permette a tutti noi di impadronirci da questa canzone di una parola chiave, eccola qua, o innamorato. Oh innamorato, qui ci vuole una pronuncia ad hoc, devo doppiare nel modo migliore possibile, devo dare anche un senso, un tono proprio partenopeo. Ecco. Allora, mentre io mi preparo a questo, ascoltiamo la prossima canzone. Pronti? Via! Prenota la luna azzurra. Sole è molto mio. Difficile. È difficilissimo. Pensateci. Come si chiama questa? O sole mio. Sorda. Canzone del 1898 nella versione di Renzo Arbore e della New Pathetic Elastic Orchestra. Se non ricordo male, è l'orchestra che accompagnava quelli della notte ai suoi denti ormai, sono passati 11 anni. E allora, bella questa versione che consente a voi di recuperare, siete di nuovo in parità, 1 milione per la luna azzurra contro 1 milione della luna rossa. Bellissima questa sfida di oggi. E nella frase mettiamo mio, e quindi attenzione, vedo oh innamorata mia. No, troppo esagerato. Lo so, non ho queste caratteristiche peculiari al mio arco, non ho queste frecce. Oh, a proposito, voi siete bolognesi, voi siete, sì, diciamo, siciliani, Palermo, Catania, Ragusa, e in pratica questa frase sta proprio a metà strada. Sta proprio a metà strada di voi. Vediamo chi riesce ad acchiappare questa strada che è a metà. Con la prossima canzone, via. Anche
questa è terribile, difficilissima. Sì. Amore bello. Quando lei? Amore bello, lo dica lui. Amore bello. Amore bello, brava Samuela e anche Mirko. Amore bello di Claudio Baglioni. 1973. Mamma mia, mamma mia, quanto tempo è passato. E dire che... Vabbè, voi quanti anni avevate? 73? Un anno. Un anno? Sì. Quindi non siamo andati al negoziante a comprare il disco? No, io sì, non mi ricordo. I 45 giri, mamma mia. E vabbè, è il tempo passa. E uno si sente sempre uguale e io invece non ho più i calzoncini. Benissimo. E... Non fate battute cattive che vi sento, eh. Vi sento, vi sento. 100.000 lire per la luna azzurra. 1.100.000 contro 1.100.000 e 1.000.000, basta, 1.000.000 secco della luna rossa. Andiamo avanti inserendo nella frase la parola bello, ma non bello come lo dice Baglioni. Ho innamorato mi, non la legge la parola, è un bello, ma non sappiamo cosa e quindi andiamo alla prossima canzone, via. E passa sotto a sto balcone, ma tu si guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu si guaglione che te mi sangava, va giù con pallone, che fanno di sti lacrime, batti il marito, pur un braccio a tu. Luna rossa, attenzione, si prenota. Passa e spassa sotto a sto balcone. Purtroppo non è esatta la risposta, perdete 100.000 lire, volete rispondere Samuela? No, non siamo sicuri, è meglio di no. Ecco, non rischiate, questo è l'unico gioco dove si può perdere, non rischiano. Ma come, questa era Guaglione. Renato Carosone, 1956, un classico del grande maestro Renato Carosone. Che fa da sempre ballare. A questo punto facciamo i conti, dobbiamo togliere 100.000 lire alla luna rossa che scende a 900.000 lire e inseriamo nella frase, naturalmente, visto che c'è una parola sola, la parola guaglione e quindi ho innamorato mio, è un bello guaglione, nu, nu. Per la prossima parola ancora una canzone, via. Che ci voglio per fare una serenata, per sospira d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata, te voglio bene. Luna rossa! Proviamo. Una serenata dolce dolce? Stai buttando molto. No. Molto. Purtroppo la risposta non è esatta. Beh, però è da ammirare il vostro coraggio, anche perché perdete altre 100.000 lire. Volete rispondere? Noi no. Proprio non è che non siamo sicuri, non la sappiamo. Una voce, una chitarra e ho poche luna. Una voce, una chitarra e ho poche luna. Quando canta il maestro Murolo. Che ci voglio per fare una serenata, per sospira d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata, te voglio bene, tanto, tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra e un po' che lui. Ci stiamo illuminando, bellissima, bellissima. Ma se non altro, adesso prima di andare a fare i conti, questo gioco del jukebox ci consente di andare a recuperare delle canzoni che magari non ci capita più di sentire, che sono dei preziosi patrimoni di, come dire, di arte anche, di cultura, di sensibilità, e che fa piacere riascoltare. Per esempio, io adesso andrò a ricercarmi questo classico di Roberto Murolo e me lo voglio sentire, va bene? Oh, del 1955. E a questo punto stringiamo, i conti li abbiamo già fatti, inseriamo la parola dalla canzone, dalla classica canzone, inseriamo poco, poco. E allora, prima della parte finale del gioco, abbiamo la frase che suona così. Ho innamorato mio, è un bello guaglione. Nu poco, nu poco. A questo punto, prima di dare il via alla parte finale del gioco, vi ricordo che avete la possibilità di vincere 500.000 lire, va bene? E se sarete bravi a finire la frase, ve la dirò in perfetto napoletano e con la voce di una signora napoletana, va bene? Sì. Via, prego. Stai lontana da stupore. Tu fa bionda, sei troppo onesto. Più bello è. Come te l'ha già detto? Non è cosa, ma non lo so dire.
capriccio tiello, capanna di sti lacrime, e venati che belle che una rosa. Una voce, una chitarra e poche luna, come dolce. Allora, si prenota la luna rossa. Qual è la parola che manca nella frase? Capriccioso. Non perdono le 500.000 lire, ma non ne vincono perché la risposta è sbagliata. Vediamo se Mirko e Samuela sanno rispondere. Proviamo picciottello. Tenerissimo. Com'è picciottello? Beh, devo dire che non era facilissimo, eh. Allora, la risposta è scapricciatiello. Scapricciatiello. Scapricciatiello mio. Cantata da Anna Magnani in una registrazione del 1964. La grande Anna Magnani. Bello, applauso per il ricordo di questa grandissima voce, di questa grande attrice. E allora adesso beh, dobbiamo completare la frase per regolamento. Inserendo scapricciatello, la frase suona così. Ho innamorato mie, è un bello guaglione, mi piace scapricciatiello. Ecco, questa è una mia amica, che si chiama Giuseppina, da Cartit, provincia di Napoli, parla così, e allora io l'ho presa a prestito. Allora, il punteggio vede in vantaggio, va dal 100 tra di voi ed io tra di voi, luna azzurra 1.100.000, luna rossa 800.000. E con questa situazione, con una strada che sta prendendo il vantaggio e quindi più attraente ai fini della gara sportiva, che andiamo al gioco degli specchi deformanti. Eccomi qua! Oh, questa volta sono arrivato in tempo! Complimenti, complimenti! Bisogna diventare un centometrista per riuscire a beccarle alla fine del movimento coreografico. Allora, adesso invece tocca a voi muovervi e soprattutto cercare di riconoscere i personaggi nascosti. Ma chi gioca a questo gioco degli specchi? Io no. Samuela, io. Mirko, io va sulla mongolfiera, ci vediamo più tardi. Io vado sulla mongolfiera. Va sulla mongolfiera? Sì. Bene, si accomodi pure, Paolo rimane con noi. Ed è proprio Paolo a cominciare, visto che è in svantaggio. Ci perdoni, la lasciamo solo un attimo. A tra poco, venga Paolo. Andiamo plasticamente a cercare di ricordare. Com'è andata l'altra volta? Insomma, benino. Benino, sì. Benino. E allora, in bocca al lupo, guardi un po' chi compare. Cerchi di riconoscerlo per 1.000.000. Vediamo un po'. Chi potrebbe essere? Ha un aspetto vispo, eh? Per essere vispo è vispo. Chi potrebbe essere? Io. Prova. E tanto non perde quasi, non perde. Arbore, ma. Renzo Arbore? Vediamo! No, non vediamo, non vediamo. Allora, indietreggiamo invece, andiamo al prossimo. Al primo indizio, e qui vediamo una schedina del Totocalcio. Ecco, e quindi le dirò che il personaggio in questione è un giornalista capace anche di avere il guizzo spettacolare, giornalista spettacolare, diciamo. Io spero che gli faccia piacere, perché lui è talmente spettacolare che si fa le scintille qualche volta. Non lo ha identificato. Allora, niente paura, andiamo al prossimo indizio, guardi bene. Che cos'è? Una mosca. Allora, giornalista spettacolare che ha a che fare, giornalista sportivo, spettacolare, focoso, fa scintille e ha a che fare con una mosca. Il suo cognome è Mosca. Butti là un nome. Chi potrebbe essere? Provi. E là, ciao! Sono... Ciao! Sono Alberto! No! Che peccato! Ci deve dire, venga, ci deve dire anche il nome, però, purtroppo. Per 300.000 lire semplifichiamo l'immagine e vediamo se vedendolo proprio fisicamente le viene più facile dire: ah, guarda, c'è Mosca. No,
Provi, provi un altro nome. Un nome che gli sta bene. Questa faccia simpatica. Che continuamente in rissa, ma per divertimento più che altro, eh? No, no. Provi? No. Dammi un nome, lo butti! Giorgio! Giorgio! Non è Giorgio, mi scherzo. Mi sa, è Maurizio Mosca. Maurizio. Ma come? Maurizio Mosca, vediamolo! Vediamolo! No, no. Eccolo qua, si ricompone! Eccolo qua, questa faccia simpatica che vediamo dei programmi sportivi. Mi dispiace Paolo, non ha vinto niente, ci vediamo dopo. Raggiungo invece la nostra concorrente della Luna Azzurra che invece dovrà riconoscere il suo personaggio. Ha il vantaggio che il suo concorrente non ha proprio indovinato, quindi potrà prenderla con tutta la calma del caso. Pronta? Via! Vediamo un po'. Vediamo un po'. Chi potrebbe essere? Antonio Albanese. Antonio Albanese! No. No. Entusiasmo. L'altro è vero, può ricordare. Ma poco. Poco. Venga. Retrocediamo e vediamo questa che cos'è? È una motocicletta da corsa. È una motocicletta da corsa, l'ha riconosciuta subito e le posso dire che il personaggio in questione è uno sportivo, naturalmente, è un campione ed è anche un buon amico. Max Biaggi. Lei dice Max Biaggi? No. Vediamo il prossimo indizio. Vediamo che cos'è una questo? Una coppa, un trofeo sportivo. E allora vediamo se questo è Max Biaggi, vediamo. Oh mamma mia, spunta un cappello da dietro le quinte ed è Max Biaggi, complimenti. Complimenti, e avendolo riconosciuto all'indizio della motocicletta, lei vince 800.000 lire che la portano a 1.900.000. La luna rossa dov'è? Ah, eccolo qua, venga Paolo, venga. Maurizio Mosca, chissà quante volte l'avrà visto in televisione, e oggi proprio nel momento importante non l'è venuto. Il nome. Che peccato. Vabbè, adesso poi tanto ci saranno altri momenti di gara, ma ora scusate, dovete aspettare un attimo perché sentite che profumino che arriva da lì, scusate. Ma certo, c'è ancora nell'aria quel profumo speciale della colazione che facciamo noi qui a Luna Park. Mica ci accontentiamo, vero ragazze? Noi scegliamo solo nastrine del Mulino Bianco, perché al mattino, specialmente in inverno, quando è ancora buio e magari piove, fuori fa freddo, pensate che meraviglia iniziare la giornata con una brioche morbida, fragrante, come appena sfornata. E poi le nastrine non sono mica brioche qualsiasi, sono garantite da Mulino Bianco, che usa solo ingredienti sani e naturali, come quelli appunto delle nastrine, così buone e, se vogliamo, anche così belle. Guardate, sembra una farfalla che porta in tavola tutta la dolcezza della primavera. Oh, ma voi, a casa, non l'avete ancora provate? No? E allora, noi di Luna Park vi invitiamo caldamente ad assaggiarle. Simona, perché dico caldamente? Perché se scaldate le nastrine per 2 minuti nel forno o nel tostapane... Sentirete che bontà! Ecco, e quasi quasi faccio finta che sia già domenica mattina, in pratica mi sono appena svegliato e quindi ho la possibilità di... Fabrizio, siamo ancora in trasmissione. Ecco, io temevo che me lo ricordasse. E vabbè, bisogna rinviare di alcune ore, però domenica mattina è già vicina e quindi... Che bella colazione potremo fare domani mattina, con le nastrine calde, mi raccomando. E allora, con le nastrine vi salutiamo, purtroppo vi dobbiamo salutare, e ora è il momento del quinto gioco del nostro Luna Park, il gioco delle mongolfiere. Ed eccoci qui con i nostri concorrenti del gioco delle mongolfiere, pronti a disputarsi 1 milione in palio, con il gioco appunto delle mongolfiere, quindi con 10 bugie. Mi raccomando, soprattutto alla luna rossa che è in svantaggio, perché 1 milione può essere importante per riagganciare la luna azzurra. Siete pronti? Veronica è pronta? Sì. Provi il pulsante? Benissimo. Mirko è pronto? Sì. Luna azzurra, perfetto. Allora, cominciamo con la prima bugia. Azio è l'esclamazione di vivo disappunto con la quale Marcantonio commentò la sua sconfitta contro Ottaviano. Si prenota la luna rossa. È una località della Grecia.
e quindi era anche il luogo della battaglia. Risposta esatta, è un promontorio della Grecia di fronte alla Acarnania, in cui Ottaviano sconfisse Marco Antonio e Cleopatra nel 31 a.C. Allora, un punto per la Luna Rossa, buona partenza per Veronica. Attenzione, coalizione è l'allevamento dei koala. Si prenota la Luna Azzurra. La coalizione è un'unione di due persone, di due cose. Risposta esatta, è un'alleanza. Bene, pareggio, uno pari. Attenzione alla prossima bugia, vediamo se la dico grossa. Il tabarro, è la tosse dovuta all'abuso di tabacco. Luna Rossa. Il tabarro è un indumento, un mantello. Per risposta esatta, è un indumento, un ampio mantello. Bene, 2-1 per la Luna Rossa. E adesso, attenzione, perché vi devo dire una parola americana. Dolman. Dolman è una parola americana che indica un uomo pieno di dollari. Si prenota di nuovo la Luna Rossa. È un monumento funerario. Risposta esatta, è un termine archeologico che indica un monumento funerario megalitico. E siamo 3-1 per la Luna Rossa. E questa è pure molto bella, eh? La bagna cauda è uno shampoo per la coda dei cavalli da corsa. Si prenota la Luna Azzurra. La bagna cauda è un piatto piemontese, credo. È un cibo, bravo, un intingolo piemontese. Siamo 3-2, bellissima questa sfida anche al gioco delle mongolfiere. Attenzione, perché siamo a metà strada. Il follicolo è un vicolo molto affollato. Luna Azzurra ancora. Il follicolo è la sede del capello o dei peli. Termine anatomico che indica una piccola cavità della pelle. Risposta quindi accettata, risposta esatta, 3-3. Di nuovo in pareggio, la sfida è durissima. Attenzione, il calessino è il venditore ambulante di castagne lesse. Nessuno si prenota, nessuno rischia la risposta sbagliata, no, è il carrozzino. Va bene, nulla di fatto, andiamo avanti. Attenzione a questa. Saprofito è il ripieno dei profiterol. Si prenota Veronica. È un vegetale parassita, un vegetale. Posta esatta, termine biologico che indica un organismo vegetale. Va a 4. Attenzione, mancano ancora 2 bugie. Proprio sul filo di lana finisce questa gara. Il G-bus è un autobus per le gite in città. Luna Rossa. È un copricapo. È un cappello a cilindro e con questa risposta per 5-3 la Luna Rossa vince la gara della mongolfiera e si aggiudica il migliore in palio. Brava, brava Veronica, complimenti. È stata una bellissima gara anche questa e quindi con 1.000.000 la Luna Rossa si riavvicina, va a 1.800.000 contro 1.900.000, quindi la Luna Azzurra rimane appena appena in vantaggio. Venite pure amici, concorrenti, perché adesso noi diamo la linea alle previsioni del tempo e ci ritroveremo qui, dopo aver saputo che tempo farà domani, che è sempre molto interessante saperlo, ci ritroveremo qui per un gran finale questa sera di Luna Park, a più di 65 milioni nel montepremi della Luna, anzi nella Luna proprio. A più tardi, grazie, a tra poco. Bentornati a Luna Park, bentornati per la parte finale di una gara appassionante questa sera. Perché? Perché al finale del percorso una delle due squadre, la Luna Azzurra, la Luna Rossa, gli amici di Bologna, gli amici della provincia di Ragusa, potranno arrivare, se saranno bravi e anche fortunati,
a cercare di disputarsi il montepremi della Luna, che questa sera è superiore ai 65 milioni, quindi sarà senz'altro una grande emozione il finale di questa sera. In questo momento è in vantaggio la Luna azzurra per sole 100.000 lire, come avete visto 1.900.000 a 1.800.000. Vediamo il gioco della slot machine su quale materia verterà. Vediamo, 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 grandi libri, grandi libri, come ve la cavate? Lo verifichiamo subito, 500.000 lire in palio per ogni risposta esatta, e quindi potranno cambiare molte cose nella vostra classifica. Pronti? Via con la prima domanda. Alessandro Dumas imprigionò nel castello d'If l'abate Faria ed Edmond Dantès, gli eroi di un suo famosissimo romanzo. Qual è il titolo di questo romanzo? Sì, per la nota, la Luna Azzurra. Provo, Bellamy. Non è la risposta esatta. La Signora delle Camelie. Non è la risposta esatta. Poi al pubblico tutti fanno... Venite voi qua a rispondere. Oh, tutti capaci là. Allora, la risposta esatta è Il Conte di Montecristo. Mi dispiace, e non mettete da parte nulla, il Montepremi non sale, la classifica rimane inalterata, e quindi pronti con la prossima risposta. Non deconcentratevi, pronti, via! Le protagoniste del romanzo Piccole Donne erano quattro sorelle. Ricordate il nome di almeno una di loro? Di nuovo la Luna Azzurra, supernota. Amy. Risposta esatta, brava, complimenti. Amy, Beth, Joe e Meg. E con questa risposta la Luna Azzurra allunga il passo, 2.400.000. Quindi la Luna Rossa dovrà subito dare un segno di riscossa cercando di rispondere alla prossima domanda. Via! Qual è il nome della invincibile balena narrata da Melville? Luna Azzurra di nuovo! Moby Dick. Moby Dick, Moby Dick è la risposta esatta. Complimenti, ancora 500.000 lire, andate a 2.900.000. La Luna Rossa vuole provare il suono del pulsante, funziona. No, è giusto che voi vogliate provare, visto che stiamo giocando questa sera una partita molto particolare. Niente è ancora detto, sapete perfettamente, quindi pronti a giocare sulla prossima domanda. Attenzione, via! Con quale soprannome veniva chiamato Sandokan? Ah, di nuovo la Luna Azzurra! La tigre di Mompracen. O della Malesia. Risposta esatta, la tigre della Malesia. Complimenti, 500.000 lire ancora per la Luna Azzurra, che va a 3.400.000. Qua stanno prendendo il largo, attenzione, attenzione, dovete fare di tutto per rispondere all'ultima domanda, altrimenti sarà difficile poi recuperarli, sia pure con il gioco delle carte. Là sarà tutto possibile, ma ecco l'ultima domanda. Via! Il più famoso agente del servizio segreto britannico, prima di diventare personaggio cinematografico, è stato protagonista di molti romanzi. Qual è il nome di questo personaggio? Incredibile, ma si sono riusciti a prenotarsi ancora... James Bond. James Bond. La Luna Azzurra dice James Bond, risposta esatta. Agente 007, James Bond, e sono altre 500.000 lire. Ecco, facciamo i conti prima di andare dalla nostra amica Zingara. Allora... E i conti sono nettamente a favore della Luna Azzurra, che si trova a 3.900.000 contro 1.800.000. Quindi dovrà ancora succedere di tutto, e proprio nel luogo deputato, dove qualunque cosa è possibile, e cioè nel padiglione della Zingara. Qua è con grande emozione che siamo pronti a seguire il gioco questa sera, ancora più appassionante. No, la mettiamo qua per terra, di modo che poi semmai alla fine lo apriamo. Vedo che lei ci tiene, sono molto contento di ciò. Sono un po' curiosa. Lo immagino. È un regalo per me questo? Un pensierino. Il solito pensierino, Il solito. Vedi, io faccio i regali e lei mi ricambia così, guardate. Non ho mai fatto un baffo, va bene? Ecco qua, ecco.
la metto via come di consueto. Sono troppo emozionato per la sorte di questa gara di questa sera per preoccuparmi della luna nera. E allora, a questo punto, in bocca al lupo, arrivano i concorrenti, a loro va il nostro in bocca al lupo, i concorrenti della luna rossa. Eccoli qua, ci raggiungono Veronica e Paolo, accomodatevi. La zingara la conoscete già. E allora, buonasera. Avete... grazie per il saluto. Avete uno svantaggio di 2 milioni e 100 mila, che significa che dovrete chiamare almeno 5 carte per raggiungere e superare i vostri avversari. Vi diciamo in bocca al lupo con tutto il cuore e pronti per la prima carta. Ha scelto Veronica. Vediamo. Il giudizio. Il giudizio, bene. Buona partenza. Se hai dei buoi, che siano pochi o tanti, cosa non devi mettergli davanti? Il carro. Brava, non mettere il carro davanti ai buoi. 100.000 per voi e andate a 1.900.000. Questa. Veronica non ha titubanze, va direttamente sull'ultima carta a sinistra. L'appeso. L'appeso. Come siete voi in questo momento? Chi spettegola con malignità dei panni addosso agli altri, che ne fa? Taglia, li taglia. Tagliare i panni addosso, uno degli sport nazionali preferiti da tutti. Allora, 200.000, 2 milioni e 100.000 per Veronica e Paolo. Adesso. È questo, continuiamo. Ha invertito la rotta. La stella. La stella, la stella, benissimo. Ed è la terza. Se non ti viene in mente ciò che sai, dimmi su quale punta tu ce l'hai. Della lingua. Avere qualcosa sulla punta della lingua. Brava Veronica, bravo anche Paolo che annuisce 2 milioni e 500 mila. Ancora il traguardo è lontano. Continua a risalire. Continua a risalire Veronica. Ha scelto la carta centrale. La luna nera. No, 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 no. Era di nuovo quella. Di nuovo quella. Di nuovo. Ah, là stava l'altra volta. E lei ha pensato, se c'era l'altra volta, certamente non ci sarà questa volta. Ai, ai, ai. È rimasta male, Veronica, mi dispiace. Che fa? Che fa? Che ce ne importa di queste carte qua? Noi le volevamo vedere prima, non dopo. Ecco. Tu sei abilita, il pubblico lo avverte, però la luna nera si diverte. Ah, pure! Si fa pure lo spettacolo! Brava Veronica, tolleranza, tolleranza, sì. Pazienza e tolleranza. Mi dispiace, ci salutiamo poi dopo al centro. Paola e Veronica, dopo, ci vediamo dopo al centro ed ora arrivano per tentare di arrivare al finale Samuela. Eccoli qua, i nostri amici della Luna Azzurra, che Samuele e Mirko, che cercheranno a questo punto di accedere, sì, ormai possono accedere al gioco dei cognomi, però dovranno almeno chiamare una carta per regolamento. Prego, questa. Mirko non ha dubbi, vediamo. Il mago. Il mago. Se mi rispondi, ottieni i benefici. Io dico presto e bene, tu che dici? Raro avviene. Esatto. Presto e bene, bravo. Raro avviene. Risposta esatta, bravi. Sono 100.000 lire per voi, ma da 4 milioni. Che cosa fate? Proseguite? Sì. Proseguiamo. Proseguite. Sì. Questa. Cercano di aumentare la vincita. Andiamo. Il diavolo. Il diavolo. Completami il proverbio che ti accenno, che comincia così. Non giova il senno. Non giova il senno. No. Non giova il senno se fortuna manca, che è proprio perfetto per questo gioco della zinga, è proprio adeguato. Ha fatto bene a tirarlo fuori, sa? Bene, mi dispiace. Che volete, pubblico? Che volete? Pubblico, che vuoi? Allora, che fate? Prendiamo l'ultima. Un'altra. Prendiamo l'ultima. Ecco. Vediamo. Che cos'è? No. Il mondo. Ah, è il mondo, infatti la faccia, è il mondo. È una bella carta, però la fa un po' di
attento alla risposta che mi dai. Perché brilla colui che non c'è mai? Per la sua assenza. Bravi, complimenti, brillare per la propria assenza. Allora, siamo arrivati a 4.400.000. Basta, vi fermate? Sì. Vi fermate? Sì. Benissimo. Ma guarda, è incredibile che pubblico caldo che abbiamo noi. Allora, senta, ci faccia vedere dove stava la carta. Vediamo, vediamo, qui non c'è, qui non c'è. Ah, lei lo sa dov'è, quindi, l'ha tirata fuori per ultimo. La luna nera. Oh, benissimo, la luna nera, qui almeno questa volta non ci ha buggerato, come si dice. Comunque, scusate, comunque questo gliel'avevo portato, no? Un pensiero gentile. Me lo riporto via, va bene? Me lo riporto via, perché con gli altri concorrenti non è stata andata così bene. Ecco, semmai la settimana prossima ne riparliamo. Non faccio così, no, dopo vediamo, dopo il telegiornale, ne riparliamo dopo il telegiornale, va bene? Arrivederla, signora Cloris, a più tardi. Arrivederla. E andiamo a questo punto a fare i complimenti ai nostri concorrenti della Luna Azzurra che hanno vinto questa sfida, però prima di fare i conti con loro vogliamo salutare i concorrenti invece della Luna Rossa che sono stati bravi, simpatici, ma un po' sfortunati alla fine. E vogliamo salutarvi con la scatola del gioco di Luna Park, che ecco qua Marco che arriva, la ecco in maniera come al solito acrobatica, per ricordarci a Veronica e a Paolo quando saranno a casa loro in Sicilia con i loro amici. Spero che sia un bel ricordo questo di Luna. Sì, senza dubbio. L'altra scatola. Sì. per la collezione. Arrivederci Veronica, tanti auguri. Arrivederci Paolo, tanti auguroni. Arrivederci, un applauso a voi. E a questo punto, facciamo i conti e sono conti clamorosi. Perché Mirko e Samuela hanno vinto 4.400.000 che uniti a quelli al montepremi della Luna precedente forma un montepremi della Luna record mai avuto prima, e cioè 69.990.000. Incredibile, un montepremi straordinario. Come vi sentite? Io bene, perché vado su. Lo dico poi. Hai capito? Sì. Voilà, si mette bello comodo e così comodo è Samuela. Comodo, esatto, e sto qua a penare. Che deve tirare per la famiglia, diciamo così, Va bene, allora, buona passeggiata. Si accomodi Mirko. Allora, tranquillo. Sì, sì. Dire che il competitivo qua di famiglia dovrebbe essere lui, esatto. No? Che lui fa sport, sì, in maniera, agonistica. Diciamo, agonistica. Vabbè. E sono qua. Si vede che lei è più abile nel concentrarsi. Speriamo. Più che altro lei lo spera. Esatto. Le ricordo che per vincere 69.990.000, praticamente 10.000 lire a 70 milioni, ma noi qui a Luna Park siamo precisi alla virgola, lei dovrà in 90 secondi riconoscere, dare praticamente il giusto nome a 25 cognomi di personaggi popolari famosi. Va bene? Va bene. Spero tanto che lei sia brava. Anche se io devo essere giudice fuori dal, come dire, sopra le parti, però insomma ce la metta tutta, in bocca al lupo, è pronta la partenza il razzo? Sì. Sì, lo vedo, ecco, in bocca al lupo, partiamo, 1 minuto e 30 secondi, allora, meno 3, 2, 1, via, Arena, Lello, Montesano, Enrico, Montan, Yves, Lubrano, Antonio, Fo, Dario, Moravia, Alberto, Mannoia, Fiorella, Mangano, Silvana, Celentano, Adriano, Lopez, Massimo, Solenghi, Tullio, Marchesini, Anna, Masini, Marco, buono pubblico, Pausini, Laura, Bramieri, Gino, Paoli, Gino, Osiris, Wanda, Onassis, Aristotele, Tognazzi, Ugo, Galeazzi, Giampiero, Hayworth, Rita, Bartali, Gino, Coppi, Fausto, Orfei, Moira, Chiambretti, Piero. E ce l'ha fatta! Tanti, ha mantenuto una freddezza, una concentrazione straordinaria, e per questa
coppia di giovani innamorati, amici da tenera età, quando erano a scuola, compagni di banco, ritrovatisi da adulti, e questo amore così bello, così pulito, per loro 69.990.000, un bellissimo Montepremi della Luna che si sta svuotando, sta tutto finendo nella vostra valigia praticamente, eccolo qua, tanti tanti complimenti Mirko. Allora vorrebbero naturalmente, diciamo, essere più liberi di manifestare loro, la loro gioia, e adesso li lasceremo soli, naturalmente saranno loro a uscire dal Luna Park per festeggiare. Complimenti Mirko, lei è stato un vincitore comodo in questa parte finale. E in bocca al lupo per tutto. Cosa ci farete con questi 70 milioni? Che ci farete? Sono da mettere da parte insieme, ad accumulare. Li mettete da parte per casa. Per la vostra casa. Beh, benissimo, benissimo. Allora, tanti auguri per il vostro futuro. Grazie. Che sia un futuro radioso. Grazie. Di grande serenità. E allora insieme a voi noi chiudiamo questo appuntamento bello, festoso, particolare di Luna Park. Grazie per essere stati con noi. Noi ci ritroveremo tra poco con le telefonate, con il gioco della zingara, subito dopo il telegiornale. Quindi ci rivediamo dopo e poi daremo la linea, come al solito, a 1.000 lire al mese con i nostri amici Pippo Paudo, Giancarlo Magalli, per la regia di Michele Carini. Arrivederci, titoli del TG1, a voi. Buonasera.